Martedì 8 luglio 2014 ci troviamo a Firenze per un workshop organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Firenze. Il tema della giornata del workshop di formazione è proprio quello della riqualificazione edilizia, un tema quanto mai caldo. Il patrimonio edilizio italiano è molto vecchio e necessita di imminenti riqualificazioni, soprattutto per questioni legate al risparmio energetico e alla sostenibilità. L'obiettivo di questo convegno è formare tanti architetti e progettisti sui nuovi prodotti presentati dalle aziende e, grazie agli interventi degli importanti relatori presenti, anche a dare una visione più ampia di quello che è il futuro dell'architettura in Italia. Vediamo. Siccome la mia specialità, quella di cui ho parlato oggi, è fondamentalmente la riqualificazione energetica degli edifici storici o storici vincolati, la mia suggestione è questa: abbiamo una sfida energetica per i prossimi 20 anni che rischia di farci buttare in discarica una serie di materiali manufatti che sono arrivati a noi in tonsi. Allora, la mia volontà è quella di riuscire a lavorare lasciando a questi edifici un'anima. Perciò entrare in un edificio, mappare materiali, manufatti, scale, pavimenti, caminetti, smontare, riqualificare energeticamente e rimontare gli edifici per mantenerne un po' l'atmosfera, può essere un'operazione meno devastante di quella che vedo fare spesso, dove gli edifici vengono svuotati come delle conchiglie e vengono ottenuti degli interni molto belli, molto moderni, ma totalmente senza memoria. L'Agenzia Casa Clima ha sviluppato un protocollo specifico che si chiama R per approcciarsi a questi edifici, quindi la riduzione consistente dei consumi. Non si richiede una classe energetica specifica, ma solo la massima riduzione dei consumi, e si può andare in deroga su molte cose, per cui presentando una documentazione opportuna, motivando le scelte, si possono ottenere degli edifici che consumano pochissimo, molto meno dei palazzi nuovi che vengono realizzati oggi, e con il rispetto comunque dell'edificio storico. Ci sono delle tecnologie raffinate, delle impiantistiche all'avanguardia, dei materiali compatibili con l'edificio storico che rispettano anche gli equilibri interni, igrometrici, termici, eccetera. Ci sono degli edifici in cui il manufatto edilizio, la scocca edilizia non può essere nemmeno toccata, e quindi in quel caso bisogna intanto pensare un uso compatibile con questi edifici. Secondo, si interviene solo con gli impianti, quindi l'approvvigionamento da fonti rinnovabili, però da il monumento non toccabile al borgo medievale che io posso devastare, c'è una scala di grigi enorme, quindi nel monumento non tocco niente, nel borgo medievale posso lavorare con isolamenti interni, un'impiantistica raffinata, l'isolamento del tetto, la riqualificazione degli infissi, salvo le finestre vecchie, salvo tutti i materiali che trovo, e comunque ottengo degli edifici a basso consumo pur rispettando questi edifici.